Eccoci qua, zia. Dopo una settimana di pausa siamo tornati. Sì. Oggi parliamo del E3. Che cos'è l'E3? Cos'è? È una faccenda di giochi di video. Bravissima, è una faccenda di videogiochi che si svolta la settimana... di videogiochi fatta in America, a Los Angeles, no? Bravissima, si è svolta fatta la settimana America. Scorsa... dal 14 al 17 giugno. Le tre case famose, Microsoft, Sony e Nintendo, hanno presentato nuove tecnologie di cui adesso noi parliamo. Allora, zia, la Microsoft ha presentato al mondo finalmente Kinect. Kinect è una soluzione di interfacciamento priva di qualsiasi periferica fisica. Il giocatore deve solo farsi inquadrare da questa telecamera per interagire col sistema, che è basato su una camera RGB, un sensore di profondità, un microfono multi-array e usa come processore quello di Xbox 360 gestito da un software proprietario. Cioè, il vecchio famoso Project Natal che si appoggiava sulla televisione adesso si chiama Kinect. Questa è una telecamera che tu metti sulla televisione, zia, e dopo tu ti muovi e dentro la televisione si muove il bibinotto. Quella roba là è tutta una roba fatta di... cavolate? Bagianate? Cosa? È fatta di fare imbambinire la gente e vedere come sono le cose. Non è una cosa chissà che. Bene, continuiamo. Microsoft ha presentato inoltre anche Halo Reach e Gears of War 3, ma sorvoliamo sopra per la questione pratica. Ma così bella vivere con una cosa bella sempre fatta che stia a meno un po' di anni quella, no, vivente. La Sony... Cambiare. Ma la tecnologia è sempre che si cambia. Sempre così, finché mondo, perché ognuno che fa, che prova, vuole avere la sua parte. Bene, zia. La Sony ha presentato Move. Sì. È un controller simile a quello della Wii, che rileva i movimenti grazie a una serie di sensori di movimento, tra cui un giroscopio a tre assi, un accelerometro a tre assi e un sensore di rilevamento dei campi magnetici terrestri. In più c'è una sfera colorata che si interfaccia con la telecamera PlayStation Eye. Questo, zia, è una sorta di telecomando da tenere in mano. Beh, e tu ti muovi con sta roba e si muove sempre dentro la televisione. Fanno sempre cose nuove. Finché gli va dritta. Perché troveranno quello che gli darà conto a tutto e faranno in modo suo. Ognuno vuole la sua parte, chi vuole avere così, chi vuole avere quella. E ognuno vuole essere a capo. E vuole avere la sua parte più grande che può. Bene. Non può durare questa roba lì. Perché uno deve essere fermo, no? Ascolta, zia, la Sony dopo ha presentato anche Heroes on the Move, Gran Turismo 5, chissà quando esce, Twisted Metal e Infamous 2. Poi ci sono state varie case di videogiochi che hanno presentato molti videogiochi, tra cui Assassin's Creed Brotherhood. Mi dico che sono fatti spendere con quelle robe lì. Non perdi la testa dietro loro, non è una cosa giusta. Continuiamo, hanno presentato anche il nuovo Driver San Francisco, il nuovo Need for Speed Hot Pursuit, che dovrebbe essere un remake del vecchio capitolo, Deus Ex 3, Metal Gear Solid Rising, Crisis 2, Call of Duty Black Ops, Portal 2, che finalmente dovrebbe arrivare anche su PlayStation 3. Chi vuole tanta roba? Chi vuole? E Ghost Recon Future Soldier. Sì. Ma adesso arriviamo al pezzo forte, zia. Tieni conto. Il pezzo forte della fiera è stata la conferenza Nintendo. Nintendo ha presentato una carrellata di videogiochi, uno più bello dell'altro. Devi vedere quanti che hanno venduto. Ma no, devono ancora uscire, li hanno solo presentati. Vedere dopo. Usciranno tra poco, diciamo. Hanno presentato il nuovo Zelda Skyward Sword, Epic Mickey, hanno fatto vedere un po' di gameplay, il ritorno di Donkey Kong con Donkey Kong Country Returns,
Il ritorno di Kirby, zia, ritorna Kirby, la famosissima palla rosa. Ah. Ritorna Kirby. Kirby. Kirby, Kirby, la nostra infanzia, giocare col Super Nintendo, giocare con Alessandro. Tante, tantissime ore perse davanti a Kirby. E speravamo i nemici, ti trasformavamo, e con la moto, e il ladro, e mille poteri. Si chiama Kirby Epic Yarn. Dopo rifanno il remake di un famosissimo gioco del Nintendo 64 apposta per la Wii, GoldenEye. Però al posto di Pierce Brosnan abbiamo Daniel Craig come protagonista. Dopo hanno fatto vedere un piccolo gameplay di Metroid Other M che dovrebbe uscire a breve. Ma il pezzo forte, zia, è stato l'annuncio. L'annuncio. E anche la visione di piccoli pezzi di gameplay. I film però sono sempre l'annuncio, dopo bisogna vedere quando, come che camminano. Hanno presentato al mondo Nintendo 3DS, sì, la nuova console portatile della Nintendo, dotata di tecnologia di barriera di parallasse, che consente... Facile presentare, adesso bisogna vedere come che va a finire. Con questa nuova tecnologia consente al giocatore di giocare con visione stereoscopica 3D, senza, zia, senza indossare gli occhiali 3D. Abbiamo, aspetta, abbiamo due display differenti, il superiore da 16 noni con 3,5 pollici e quello inferiore da 4 terzi. Quello inferiore è touchscreen e senza 3D. A fianco della console abbiamo un piccolo slide che consente di disattivare e attivare il 3D. In più abbiamo un pad analogico, un accelerometro, un giroscopio e un sensore di movimento con 3 fotocamere, sì, una interna e 2 esterne per fare fotografie 3D. I colori saranno blu e rosso di questa console. Sarà compatibile con tutti i giochi del Nintendo DS e DSi, sì. E ci sono già circa 20 produttori che stanno lavorando su questa console, tra cui... Voglio fare più dell'altro. Abbiamo... Abbiamo Capcom con il nuovo Resident Evil, Ubisoft, Konami e Activision. Hanno fatto vedere un piccolo pezzettino del nuovo Kid Icarus e Metal Gear Snake Eater 3D. Purtroppo, zia, non sappiamo né quando esca sul mercato né il prezzo. Proviamo a dire noi. E quando verrà il prezzo verrà che tutti si veneranno la testa. Quanti soldi secondo te costerà? E qua, aspetta, quando uscirà? A Natale o dopo? Non so quale. Quando? O dimmi una data. Bisogna vedere quando che hanno premuto di incassare. E quanto costerà in euro secondo te? In euro costerà quelli di 100 euro. Solo 100? 100 euro, solo uno aggeggio. Ma il Nintendo secondo me costerà dai 220 in su. Secondo te? Anche più. Anche più. Se sono 3 giochi assieme, vogliono 150 euro di più. Mannaggia. Quindi, 50 euro per ciascuno. Una tua opinione su questa fiera del 2010, come l'hai vista tu la fiera? Non l'ho vista ancora la fiera io. No, ma la fiera c'è già stata, zia, che ti ho parlato adesso. Secondo te è stata una fiera entusiasmante o mezza morta? A me pare stata una fiera un po' così mogia, perché come ti ripeto sono troppe cose da tenere conto dentro. Troppe cose? Troppe cose, troppi cambiamenti, cosa? Adesso mi deve vedere se i bambini hanno in tasca tanti soldi per vedere quelle robe. Quindi secondo te la tecnologia avanza troppo rapidamente? Sì, vanno troppo sul... Cosa? Troppo sul cosa? Troppo veloce? Vanno troppo veloce sul tempo, così di precoci di poter avere subito le cose. Bene zia, ricordiamo a tutti che oggi 21 giugno esce per tutti i possessori di iPhone, iPod. Aspetta, l'estate invece. È disponibile il nuovo software iOS 4, ma noi aspettiamo un nuovo iPhone 4 e dopo facciamo una bella recensione. Ciao zia! Vedremo, ciao. Aspetta. Ti saluta Luigi e Mattia.
Sì. Dilli un bel va sul muso. Va sul muso, Luigi. Vai, vai, dai, duccia che il paese. Buon, ciao, via, alla prossima. Fermate a matto, venissene.